Grazie di cuore al signor Prefetto per l'accoglienza, al signor Sindaco, al signor Presidente della Provincia, al signor Presidente della Regione, a tutte le autorità che sono sedute a questo tavolo, ministri, viceministro, che però è più che un viceministro perché è la nostra supercapa Teresa Bellanova, che ringrazio anche per aver lavorato in queste ore mentre noi eravamo al Marta sulle questioni di Ilva. E al sottosegretario della Presidenza del Consiglio che ha il compito di fare il punto della situazione. Noi siamo messi più o meno così. Il contratto istituzionale di sviluppo è già stato siglato, i parlamentari lo sanno bene, lo sanno le autorità. Vorrei apporre anch'io la firma a questo impegno che ha un senso di grande attenzione dello Stato nei confronti di Taranto, sapendo che ci sono molte partite aperte, su quasi tutte condividiamo una piena assonanza istituzionale con tutte le autorità a questo tavolo, su altre un po' meno, penso in particolar modo a posizioni diverse che abbiamo almeno sui giornali con la Regione sulle questioni, in particolar modo direi Michele qui su Ilva essenzialmente, ma abbiamo la consapevolezza e la convinzione che sui singoli punti necessari per Taranto le istituzioni in quanto tali devono andare avanti con grande determinazione e mostrare lo stato dell'arte. Se voi siete d'accordo, proporrei di procedere così, di chiedere a ciascuno di fare un punto sulle questioni aperte, escludendo Franceschini, che ha già, ciascuna parte statale che ha già parlato oggi al Marta, e va bene. Credo che possa avere un senso se De Vincenti introduce rapidamente. Poi le realtà del territorio per verificare i vari punti, e alla fine chiudiamo con l'apposizione della firma. Quindi se siete d'accordo, se Sindaco sei d'accordo, se Presidente sei d'accordo, possiamo procedere in questo modo, anche per evitare polemiche rispetto alla questione invece del rapporto con la Regione Puglia. Credo che sia fondamentale che una volta terminato il lavoro, credo che sia in questo momento in mano a De Vincenti più che alla Regione, si possa procedere alla firma anche dell'accordo con la Puglia se il testo sarà condiviso, e proporrei, poi vediamo, che questo accada durante magari no, prima o dopo la Fiera del Levante, Michele, che potrebbe essere il momento più istituzionale anche per rimediare, immaginando che la prossima finale degli US Open ho l'impressione che non vedrà due tennisti pugliesi o due tenniste pugliesi, ho come questa impressione, ahimè, ma non credo che l'abbia fatta apposta la pennetta. Durante la fiera. Ci sono quelle paralimpiche, quindi potrei fregarti su quello, però non escludo potrei farlo. Ora vediamo un po', ci rifletto, ma tendenzialmente andando alle Olimpiadi adesso non credo di tornarci. Battute a parte, Claudio, devi essere super rapido perché viaggiamo con 2 ore di ritardo, ore delle quali mi scuso con tutti voi e sono contento che Del Rio abbia già un calo di zuccheri evidenti, cose che io non ho per ovvi motivi di stazza. E non sono il solo, direi, Emiliano De Vincenti a questo tavolo. Prego. Grazie Presidente, rapidissimi. Il contratto istituzionale di sviluppo che abbiamo firmato a fine anno scorso e che è operativo e sta producendo i primi effetti, i primi interventi. Ricordo che sul contratto istituzionale di sviluppo abbiamo messo a disposizione 857 milioni di euro, compresa l'ultima delibera CIPE, che qualche mese fa ha fatto uno stanziamento aggiuntivo per la ristrutturazione dell'arsenale. Ci sono già 9 opere in corso per no 390 milioni di euro, altre 20 opere stanno in fase di avvio. Insomma, stiamo realizzando il programma che ci siamo dati. In particolare, molto lavoro è stato fatto dal commissario Corbelli per la bonifica del Mar Piccolo, e dove sono in corso sia attività di schedatura dei rifiuti, di catalogazione, per poi portarli allo stoccaggio e poterli eliminare e dare piena tutela ambientale al Mar Piccolo, sistemi fognari di depurazione, eccetera. Ci sono in corso anche dei lavori importanti di risanamento di edifici scolastici. Il porto, poi ne Scusa, parlerà per essere chiari, sicuramente. sono quelli del quartiere Tamburi, giusto? Sì, Cioè sì, noi sì. siamo in grado di poter dire che a settembre le 4 scuole del quartiere Tamburi che hanno ricevuto i soldi, no, una è già chiusa.
Le quattro che ancora non sono chiuse, sono preparato. Ero preparato. Le quattro non chiuse saranno chiuse, cioè saranno aperti, siamo sicuri, commissario? Non mi faccia fare la figuraccia, eh? Perfetto. Quindi lo diciamo con chiarezza, le cinque scuole che erano previste negli interventi del quartiere Tamburi di rimessa a posto saranno pronte per l'anno scolastico e questo credo sia un fatto positivo. Prego. Perfetto. Poi naturalmente una parte molto importante del contratto istituzionale di sviluppo riguarda il porto e su questo sono già in corso interventi importanti di cui poi parlerà il Ministro Delrio. Altri interventi stiamo avviandoli per quanto riguarda l'arsenale, dove in particolare vogliamo valorizzare la vocazione produttiva tradizionale dell'arsenale, ma contemporaneamente anche farne un polo di attrazione culturale, turistico importante. Tra l'altro ti segnalo che la stazione torpediniere dell'arsenale si presta molto bene un domani a diventare un punto di appoggio, di attracco di navi, di barche, di turistiche e da crociera e di passaggio poi a piedi dall'arsenale, dal Mar Piccolo al museo che abbiamo appena visitato prima con te, quindi facendo una continuità importante che riguarda poi la città vecchia, perché e qui abbiamo un progetto di riqualificazione della città vecchia, farne quel gioiello che tu hai colto perfettamente oggi anche nel tuo discorso al museo. Abbiamo fatto un bando internazionale idee, la cosa molto interessante, a questo bando hanno partecipato 50, hanno già partecipato e poi si completerà la procedura nelle prossime settimane, 50 raggruppamenti multidisciplinari che coinvolgono 300 studi, tutti di livello molto di grande qualità e un quarto di questi studi sono studi esteri, quindi che c'è un'attrazione internazionale che stiamo facendo sul progetto di riqualificare tutta tempistica? La città vecchia. Tempistica in autunno, entro la fine dell'anno dovremmo avere aggiudicato il bando e dovrebbe partire il progetto. Poi c'è tutta la parte filiera produttiva dove stiamo costruendo con il Ministero dello Sviluppo Economico un accordo di programma per utilizzare strumenti di incentivo per rilanciare le attività produttive articolandole in modo da dare una differenziazione produttiva a tutta l'area. Infine, sotto l'egida del prefetto Guidato abbiamo siglato un'intesa istituzionale di legalità che coinvolge il governo, in particolare Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Insomma, un disegno complessivo di rilancio della città di Taranto e anche dei comuni dell'area metropolitana di Taranto in termini di risanamento ambientale, rilancio produttivo, valorizzazione culturale della città, ruolo fondamentale del porto come gateway per sulla linea nord-sud e quindi punto fondamentale della logistica europea, quindi con apertura europea. Prego. Cemerad, sì, avete ragione, fa parte delle azioni di bonifica sul quale tra l'altro il governo ha da poco stanziato risorse e affidato di nuovo al commissario il lavoro di risanamento, il Cemerad, poi il commissario Corbelli mi corregga, ma insomma è un deposito in cui ci sono anche scorie radioattive da risanare in modo molto radicale. Molto bene, che è successo? Sono impallato dall'acqua. Ancora. Meglio essere impallato dall'acqua che dal vino. Allora, andrei con il porto. Graziano, rapido. Sì, grazie Presidente, sono rapidissimo. Abbiamo stanziamenti nel porto risalenti a diversi anni fa, anche per oltre 450 milioni. La piastra portuale, che è il progetto più importante, il dragaggi,
la riqualificazione del molo polisettoriale, l'adeguamento dell'area terminal rinfuse, la nuova diga, il potenziamento dei collegamenti ferroviari col porto e la rettifica, l'adeguamento strutturale della banchina di levante del molo di San Cataldo. Allora, va detto questo che fino al 2012, Presidente, erano stati fatti investimenti nel porto di Taranto, lo dico anche al Presidente Emiliano, per 35 milioni di euro in 10 anni. Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto investimenti per oltre 400 milioni di euro. Quindi il porto... Cioè, la differenza è 35 milioni tra l'11... Fino al 12, dal 2001 al 2012... Questo è un dato importante anche per la stampa. Dal 2001 esatto. Al 2011 gli investimenti sul porto sono stati 35 milioni. Negli ultimi 3 anni... Negli ultimi 3 anni e mezzo, sì. Gli ultimi 4 anni sono stati di? 418 milioni. Da 35 a 418. 428. 28 milioni. Cioè stiamo parlando di un investimento che è decuplicato, più che decuplicato. Questo vorrei che fosse chiaro, perché sono soldi veri, sono investimenti. E soprattutto sono cantieri in corso, non sono sulla carta. I cantieri li andremo a vedere, però diciamo che c'è uno stato di avanzamento molto importante di quasi tutti questi cantieri. In parte sono già stati aperti diversi cantieri. Uno, quello che oggi andrai a inaugurare, è la prima stralcio di riqualificazione del molo polisettoriale. Non devo spiegare qui a Taranto che purtroppo il ritardo nei cantieri ha determinato... un anno e mezzo fa l'uscita del concessionario, cioè quindi la perdita del terminalista. Adesso però con i cantieri in corso, con il nuovo stralcio eseguito e con l'altro stralcio che andrà a finire nei prossimi 6-8 mesi, abbiamo già fatto la gara per un nuovo terminalista, quindi ci saranno occasioni di lavoro, credo, importanti, come avevamo impegnati a fare. La risurrezione anche dal punto di vista infrastrutturale del porto è anche testimoniata dall'interesse che c'è stato già in questi mesi dalle navi, dai grandi yacht che per la prima volta sono approdati a Taranto, in questo proprio mese di luglio 6 grandi yacht, e soprattutto dal fatto che Taranto è stato inserito per la prima volta nell'ottica del discorso che hai fatto anche al Marta, cioè di fare della cultura e del turismo un volano di sviluppo del territorio. Nel 2017 Taranto, il porto di Taranto, è stato inserito dentro i programmi di alcune compagnie di crociere, e questo è molto importante per questo che, ed è il segnale che l'accelerazione nei lavori determina anche un interesse di investimento a cascata. Abbiamo delle stime su quanti possono essere in prospettiva le crociere che arrivano a Taranto, perché crocieristico, ragazzi, è un settore che in prospettiva crescerà da morire. La compagnia anglosassone Thomson Cruises ha deciso di fare 7 approdi a Taranto. Dal 2017, all'inizio del 2017. E noi, questa è stata la prima a manifestare interesse, è evidente che adesso ci stiamo muovendo per poter attivare molto più interesse di questo, ma comunque è un inizio che crediamo importante, insieme al tema della riqualificazione della parte della Marina Militare che accennava prima il sottosegretario De Vincenti e che può diventare appunto per la nautica da diporto un punto di riferimento molto importante, perché dentro sostanzialmente alla città, dentro al mare. Non so se deve entrare nel dettaglio del livello realizzativo, direi che dopo poi facciamo. Bene, Teresa. Sì. Io questo tengo io. Perfetto. Abbiamo fatto prima di venire qui l'incontro con le organizzazioni sindacali, sia confederali che autonome, e abbiamo ribadito la nostra posizione, che richiamo brevemente. Il decimo decreto che è stato approvato in Parlamento è un decreto che è un cambio di paradigma rispetto alla questione acciaio nel nostro Paese. Siamo fermamente convinti che si può produrre acciaio rendendo compatibile il rispetto dell'ambiente, della salute e il diritto al lavoro. Per noi l'acciaieria di Taranto è un punto fondamentale, non solo per questa città, ma per una grande parte
dell'industria manifatturiera a livello nazionale, e l'operazione che abbiamo fatto è stata quella di dire prima il piano ambientale, quindi non stiamo allungando i tempi, stiamo facendo un'operazione che dice prima la presentazione del piano ambientale, i tecnici e quindi tre persone che hanno competenze nel campo ambientale e nel campo siderurgico valuteranno la tenuta del piano ambientale, entro 120 giorni chiederanno a quelli che si sono presentati come possibili acquirenti dell'impianto dell'industria Ilva, chiederanno implementazioni, modifiche e eventuali inserimenti innovative, e dopodiché sarà valutata la tenuta del piano industriale e del piano economico. Questo deve mettere al riparo complessivamente l'industria siderurgica nel nostro paese, a partire dall'Ilva di Taranto. Nessun esonero di responsabilità penali e civili per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori, lo voglio dire con molta franchezza. Salute e sicurezza dei lavoratori, il decreto legge 81 viene applicato integralmente. Il cosiddetto scudo è per dare la possibilità ai commissari, agli acquirenti o agli affittuari di dire che per applicare quello che viene previsto dalla legge, le modifiche ambientali, per fare quel lavoro loro sono non sottoposti a responsabilità, perché le responsabilità ricadono a quelli che hanno commesso gli abusi, non a chi sana gli abusi. Insieme all'Ilva mi piace ricordare in questa occasione che stiamo lavorando anche per far ripartire un pezzo importante di industria manifatturiera come il sito di Natuzzi. Le persone e le rappresentanze istituzionali sanno che abbiamo fatto incontri, che sono fissati due incontri per il mese di settembre, perché noi attraverso la rilocalizzazione in Italia di pezzi di produzione del mobile imbottito vogliamo dare prospettiva a persone che negli anni passati sono stati tenuti al di fuori del mondo del lavoro. Per quanto riguarda il porto, lo richiamava il Ministro Delrio, abbiamo sottoscritto proprio avanti ieri l'accordo che parte l'agenzia per tenere dentro tutto il lavoro dei tre porti a partire dal porto di Taranto, e dare tre anni di opportunità per la ricollocazione significa che stiamo effettivamente scommettendo sullo sviluppo di questo territorio. Potremmo aggiungere tanti altri fattori, Presidente, che stiamo affrontando, ma il Sindaco, i rappresentanti istituzionali e tutti quelli che vogliono guardare con animo buono al lavoro che si sta facendo sanno che per noi Taranto è la scommessa sull'ambientalizzazione di Taranto, il mantenimento del lavoro e lo sviluppo armonico, è una scommessa sulla quale ci stiamo mettendo la faccia e ci stiamo mettendo anche un pezzo di animo, che non è mai male quando si ha a cuore la vita delle persone, perché quelli che dicono con molta facilità, come è stato testimoniato anche in Parlamento, che in Italia non si può fare l'acciaio e che bisogna chiudere l'acciaieria, è bene che abbiano a mente che si parla della vita di 15.000 persone, non solo del reddito, dell'identità di 15.000 persone che viene tirata fuori dall'avere un posto di lavoro che serve a creare benessere per il paese e non malessere per la città, perché il malessere l'hanno procurato tutto quello che negli anni passati si sono distratti di fronte ai problemi, si sono girati dall'altra parte mentre si creavano quei disastri che adesso la commissaria sta cercando di riparare insieme a tanti altri. Grazie. Grazie Teresa, fatemi dire grazie, lo dico in particolar modo alla stampa pugliese per la straordinaria dedizione e professionalità di Teresa Bellanova. Noi oggi festeggiamo una parola sbagliata, noi oggi siamo contenti del dato del Jobs Act, perché Istat ci dice, ne parlavamo anche al Marta, che dal febbraio del 2014 ad oggi ci sono 599.000 posti di lavoro in più, di cui il 75% a tempo indeterminato. Siamo molto contenti di questo, ma qui ancora non li vediamo, per esempio. Quindi abbiamo molto da fare, siamo contenti in generale, ma non contenti nel particolare. Ciò di cui siamo molto soddisfatti è la straordinaria dedizione, tenacia e passione di Teresa Bellanova, perché una parte di quei posti di lavoro in più
la stragrande maggioranza si deve al Jobs Act, ma quelli che sono stati salvati spesso hanno un nome e un cognome, ed è un nome e un cognome che parla pugliese. Direi, se siete d'accordo, sindaco, presidente provincia, presidente regione, e permettetemi anche di ringraziare Giampiero Marchesi, che è il responsabile del CIS a Palazzo Chigi. Grazie di cuore, dottore, per il suo lavoro. Signor sindaco, grazie per l'accoglienza. Grazie a lei, signor presidente, per essere qui a Taranto. Il mio ringraziamento, che parte da lei, ma mi fa piacere ricordare il nome dei ministri Franceschini, Teresa Bellanova, sotto viceministro, il sottosegretario De Vincenti, il ministro Del Rio. Io li devo ringraziare non per il progetto, per le cose che sono state realizzate, perché uno deve guardare in faccia la realtà. Noi per esempio di dragaggio abbiamo parlato per 20 anni, non è stato mai fatto, oggi invece è una realtà. E quindi crediamo molto nel futuro del porto, e crediamo molto che il porto è anche qui, come lei ha ricordato, è una realtà. Si sognava di avere le navi passeggeri, in primavera c'è già un calendario di navi che verranno 1.400 passeggeri a settimana. Quindi io non faccio altro che ricordare i fatti e devo dire obiettivamente grazie a nome della città. Vi dico un'altra cosa, per esempio l'arsenale militare, vi parlo degli avvenimenti storici, non di quello che faremo. Da 100 anni i tarantini speravano di poter utilizzare il centro sportivo della Marina Militare. Adesso finalmente, grazie all'impegno congiunto naturalmente del Ministero della Difesa, della Marina Militare e a Taranto in questo momento dell'ammiraglio Serra, provincia e comune, questa è una realtà. Migliaia e migliaia di tarantini potranno usufruire di questo centro meraviglioso, conservato bene da 150 anni dalla Marina Militare. Quindi devo ringraziare per cose concrete. La bonifica al quartiere Tamburi, le 5 scuole, ad ottobre saranno realtà. Io quando facevo il senatore ho fatto 20 anni fa un'interrogazione parlamentare sul materiale radioattivo alla Cemerad a Statte. Adesso state affrontando e risolvendo questo problema. Certo, non ci si ferma qui, però uno che ha già superato grandi ostacoli, io ho fiducia e devo dire, lo dico francamente, ero in grande ansia per i lavoratori del porto, però questa mia ansia e preoccupazione era attenuata nella fiducia del vice ministro Bellanova. Sapevo che ci avrebbe messo tutta la sua professionalità e un pezzo di cuore, come ha detto lei. Quindi io devo dire sinceramente grazie per quello che avete fatto e ho profonda fiducia che si continuerà in quest'opera di serramento e di rinascita della nostra città e della nostra provincia, del nostro Mezzogiorno, lavorando insieme, regione. E come ha detto lei giustamente, signor Presidente, ognuno deve fare la sua parte. Noi come amministrazione comunale siamo pronti, insieme con i colleghi sindaci della provincia di Taranto, siamo pronti a fare il nostro dovere, e quindi un progetto che deve andare avanti, e siamo anche noi convinti che possiamo avere una siderurgia che tuteli l'ambiente, la salute e che tuteli i posti di lavoro. Per questo noi oggi con l'evento importantissimo, perché oggi lei ha inaugurato, tagliando il nastro, ha acceso un motore perché potrà essere trainante il nostro museo fra i più importanti al mondo per la Magna Grecia. Grazie Ministro, grazie Governo, grazie Presidente Renzi. Grazie. Saluto mio personale e anche dell'intero Consiglio Provinciale al Presidente e agli onorevoli ministri seduti a questo tavolo. Anch'io, proprio partendo dalla bellissima idea di quel decreto numero 1 che aveva inizialmente colpito nel segno per alcune necessità che aveva Taranto, io sin dall'inizio a questo lavoro egregio fatto, iniziato dal Ministro Del Rio e concluso dall'onorevole De Vincenti, ho dato inizialmente, ho detto, che era necessariamente lento ma efficace nel mettere insieme e fare sintesi sulle idee un po' di tutti gli enti che lavorano in questa città e in questa provincia. Io mi permetto, signor Presidente, di darle anche io qualche piccolo dato importante. Avevamo dato delle segnalazioni, delle progettualità al tavolo,
Due le sgancio perché sto per andare in gara grazie a un lavoro egregio fatto con la Regione, che è la Statale dei Trulli e la Grottaglia Aeroporto, che il giorno 3 agosto vedrà la fine di un iter importante. Quanto vale la Grottaglia Aeroporto in termini di stanziamento? 12 milioni di euro, ma è un accordo stralcio già fatto chiuso con la Regione e che abbiamo già chiuso, quindi la Martina Alberobello e la Grottaglia Aeroporto possono già partire. Però concludo il mio intervento, sto nei tempi, credo. La tangenziale sul, la regionale 8, hanno bisogno di un impulso. Fatta quell'altro importante asse viario, credo che possiamo veramente partire bene col piede giusto. Quanto vale quella di... Vale di più, vale 38 milioni di euro. È roba regionale o statale? No, statale no. Michele, questi 38 milioni, Michele, queste... Li ha già inseriti nel patto per il sud. Quindi sono nel patto... Quando si firma patto Puglia ci sono anche questi. Ci sono i soldi. Bene, grazie, Emiliano. Allora, dicevo, gli 850 milioni del contratto istituzionale che oggi il Presidente valorizzerà con la sua firma sono ovviamente la storia dell'attività della Regione precedente la mia amministrazione, rispetto alla quale la Regione Puglia ha chiesto pressantemente, e di questo ringrazio il Governo, che si arrivasse poi successivamente alla firma del contratto istituzionale proprio per velocizzare tutte queste operazioni che pendevano praticamente dal 2009, essendo tutte state realizzate con fondi nazionali e comunitari di un periodo che va tra il 2009 e il 2013. La stessa cosa per i 115 milioni che fanno parte degli 850 che furono stanziati tra il 2008 e il 2012 che devono essere utilizzati per le bonifiche. Quindi noi abbiamo un quadro passato sul quale devo dire c'è stato un grande lavoro nell'ultimo periodo e l'accelerazione dei lavori sul porto costituisce per noi tutti una grandissima ed importantissima cosa che noi dobbiamo al Ministro Del Rio e all'armonia con la quale Regione, Presidente dell'Autorità Portuale, che pure ha fatto un ottimo lavoro, Sergio Prete, io ho avuto modo di fare sopralluoghi col Ministro Del Rio e di apprezzare queste importantissime cose che sono avvenute. Abbiamo però 900 milioni di ulteriori progetti già in stato avanzato che se vi avanzassero un po' di soldi e se il nostro patto per il Sud fosse un po' più simile a quello del passato, probabilmente potremmo realizzare. È mio dovere dirvelo, anche se comprendo che la situazione della finanza pubblica non consente negli ultimi anni a nessun governo di stanziare nuove somme, se non in piccola parte, per le necessità di questa provincia. Con riferimento poi alla questione dell'Ilva, è noto che la Regione Puglia da subito, in occasione della conferenza sul clima di Parigi, ha presentato un piano che tende a portare le emissioni dell'Ilva nocive a zero e quelle di CO2 a dimezzarle. È una proposta che il Presidente del Consiglio ha sulla sua scrivania, sulla quale sono certo sta lavorando. È evidente che questa proposta, ove realizzata e ove considerata nella fase di trattativa con gli eventuali acquirenti, potrebbe sicuramente dare al commissario Corbelli l'elemento fondamentale per procedere alle bonifiche, cioè l'interruzione della sorgente dell'inquinamento, che ancora non è verificata. L'inquinamento è ancora in corso, si sovrappone sicuramente in misura inferiore che il passato. E questo ovviamente, secondo le norme sul disinquinamento, rende, diciamo così, sconsigliabile l'inizio di operazioni di bonifica se la sorgente dell'inquinamento è ancora attiva. E su questo noi ci siamo concentrati con una proposta che ha ricevuto in parte l'assenso persino di alcuni produttori, parlo dell'Astro Acciaio, che ha considerato l'utilizzo del preridotto e dei forni elettrici l'unica soluzione per rendere compatibile con l'ambiente questa fabbrica. Su questo punto la Regione Puglia è assolutamente disponibile a proseguire l'interlocuzione. Questa è la fase dell'attacco alla situazione di catastrofe ambientale nella quale si trova la città. Voglio ricordare, e faccio un'iperbole, se a Milano ci fosse un processo in Corte d'Assise per avvelenamento di sostanze alimentari, dove sono imputate decine e decine di persone, e se la fonte dell'inquinamento che ha determinato quei fatti fosse ancora attiva,
noi avremo la stessa pazienza, qualcuno sta protestando giù, ma diciamo lo fanno con grande garbo e con grande civiltà, a parte alcuni episodi che ovviamente sono comunque dolorosi, ma a Milano noi avremo la possibilità di svolgere con tanta serenità un incontro come quello che stiamo svolgendo oggi? Non credo assolutamente. Dunque la fonte dell'inquinamento va assolutamente fermata. L'adempimento dell'AIA, che è legge, per il quale, se non ho capito male, sono stati dati ai commissari 600 milioni, può darsi che siano dati sbagliati miei, anche perché non li conosco. Vorrei conoscere quanto hanno speso di questi 600 milioni e a che punto siamo delle prescrizioni ambientali. Si parla di un 80%, però devo anche dire che i dati dell'ARPA Puglia e i dati della Commissione europea sull'adempimento di queste prescrizioni AIA, che sono essenziali per ottenere poi la compatibilità costituzionale del decreto, perché la Corte Costituzionale ha detto che il decreto potrebbe essere costituzionale se nel tempo dato nel decreto stesso, mi riferisco a quelli vecchi, si adempie correttamente alle prescrizioni. Se queste prescrizioni non sono state adempiute, il rischio che la Corte Costituzionale possa valutare diversamente la situazione è concreto. Sul decreto ILVA, ultimo, preferirei esaminare il testo complessivo. Se ho capito bene, il ruolo della Regione Puglia nella tutela delle questioni ambientali, della salute, nella fase di vendita della fabbrica è abbastanza marginalizzato, quindi verificheremo se ci sono delle situazioni di conflitto di attribuzioni da far valere davanti alla Corte Costituzionale e, come persona offesa, come parte offesa nel processo, valuteremo il decreto nel suo complesso. Ma non mi pare questa la sede per parlare della costituzionalità di atti appena approvati dal Governo. Quello che chiedo, oltre a valutare l'ipotesi di ulteriori stanziamenti, come ho già detto, per 900 milioni, e le deroghe per il sistema sanitario della provincia di Taranto. Noi abbiamo bisogno di un investimento massiccio dal punto di vista sanitario che ha bisogno di alcune deroghe. Io non riesco, la sanità pugliese, che si occupa più o meno dello stesso numero dei cittadini della sanità dell'Emilia Romagna, lo fa con 800 milioni di fondo sanitario in meno e con 15.000 addetti in meno. È chiaro che io non riesco a soddisfare le esigenze legittime della provincia di Taranto, che è soggetta a dati epidemiologici completamente fuori scala dal punto di vista tumorale, ma anche per altre ragioni, respiratorio, eccetera, eccetera, senza poter disporre di deroghe. Non ho detto di soldi, se ci fossero anche i soldi tanto meglio, ma almeno le deroghe sulle assunzioni e sui parametri del decreto ministeriale 70. Almeno questo ci potrebbe dare la forza di andare avanti. Ritornare a Taranto è stato un gesto bello, signor Presidente del Consiglio. Io so che al di là, diciamo, di alcune inevitabili punti di vista diversi, io e lei ci ritroviamo sempre sui valori del rapporto schietto e leale con il popolo italiano attraverso la Costituzione della Repubblica, alla quale tutti abbiamo giurato fedeltà. Grazie alle autorità territoriali, al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia, al Sindaco. Se capisco bene, dunque, mi pare che possiamo sintetizzare il lavoro che abbiamo fatto così. Oggi, eccolo lì, era Emiliano che nel rispetto costituzionale stava spengendo il microfono, vabbè. Abbiamo oggi inaugurato il secondo piano del Museo Archeologico e ringrazio il Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo. Bene, passo importante, significativo, segnatevi questo numero, 57.000, i visitatori del museo non vogliamo vederlo più. E tu devi dire a quelli delle crociere che va bene che li facciamo attraccare, ma devono entrare tutti a vedere la testa di Eracle o altro. Secondo punto, vorrei che fosse chiaro l'impegno sulle scuole del quartiere Tamburi e che ci fosse, magari d'accordo con le autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione venisse il primo giorno dell'anno scolastico
in una di queste scuole o nei giorni immediatamente successivi per dare il senso della presenza dello Stato sull'edilizia scolastica. Su Ilva abbiamo opinioni, come noto, diverse con la Regione. Credo che ciò che ha detto Teresa Bellanova, nel rispetto naturalmente del ruolo istituzionale, ciò che ha detto Teresa Bellanova è esattamente ciò che anch'io penso. Faremo di tutto perché questa realtà abbia un futuro e non soltanto un passato. Abbiamo preso atto delle considerazioni del Presidente della Provincia sulla strada, abbiamo anche ascoltato le assicurazioni del Presidente della Regione in ordine alla presenza nell'accordo complessivo di questo stanziamento, quindi lo spazio per poter dare il via libera agli ulteriori, abbiamo detto 38 milioni di euro c'è, anche se non è immediato come la Grottaglia Taranto, ma è importante, tutti noi siamo stati amministratori, che il percorso sia quello. Abbiamo ascoltato parole rilevanti e significative, facciamo un salto al volo comunque lì al porto, sugli interventi sul porto. Voglio ringraziare i vertici e i nostri marò dell'arsenale. Vorrei davvero ringraziare di cuore per la qualità del lavoro e contemporaneamente lo ha detto molto bene il sindaco, sottolineando come dopo qualche annetto, quindi appena un secolo, si sia potuto avere un rapporto nuovo tra l'amministrazione comunale e quello della difesa. Quindi ringrazierò anche la signora Ministro rientrando a Roma, ma voglio intanto ringraziare i vertici qui presenti. Sul tema delle bonifiche abbiamo fatto un grande lavoro, ringrazio la commissaria Vera Corbelli e gli altri soggetti atti a sistemare le bonifiche. Io vi confesso che la notizia che 130 macchine sono state rottamate buttandole dove? Nel Mar Piccolo? Nel Mar Piccolo è una cosa che mi ha sconvolto e che noi stiamo tirando fuori. Cioè, questo lo dico per chi non la sa, ma penso che la sapete tutti voi, io non la sapevo. C'è un modello di rottamazione che evidentemente è più semplice di quella proposta da sottoscritto. Si prende la macchina e si butta in mare. Io trovo che sia allucinante, perché quel mare è la grande risorsa e la grande bellezza di questa terra. Non è l'unica, ma è allucinante che ciò accada. E allora da questo punto di vista il risanamento, il dragaggio non solo di auto, le opere di bonifica sono assolutamente straordinarie. Grazie al commissario, e già che sono a ringraziare i commissari, anche il commissario del porto che ha svolto e svolge un lavoro, ma adesso andremo da lui. Mi pare di aver detto sostanzialmente tutti gli impegni, che cosa Marchesi l'ho salutato prima, che altro mi sono dimenticato? Niente, allora darei come prossimo appuntamento su Taranto da qui, signor prefetto, com'è? Che io ho dimenticato il lavoro che stiamo facendo anche per dare risposte concrete all'indotto dell'Ilva. Ecco. Siccome guardavo il presidente di Confindustria, sa gli impegni che abbiamo assunto. Perfetto, quindi abbiamo anche su questo e sta dentro io, quindi firmo questo contratto, non la firmo, aggiungo la mia firma perché la firma c'è già stata, per sottolineare una volta di più l'impegno dello Stato, però vorrei che ci dessimo una scadenza per rivederci qui. Quindi io adesso questo il prefetto dirà che è stalking, ma sono pronto allo stalking istituzionale nei confronti del signor prefetto. Direi che da qui a 12 mesi, prima dell'estate prossima, io poi ho questa attitudine di venire a Taranto sempre quando fa caldo, l'altra volta era settembre, facciamo un po' prima, magari possiamo fare verso maggio, così che no, maggio c'è G7, siamo a giugno, sperando che non ci sia il caldo di oggi, ma a giugno del 2017 per fare il punto della situazione, per verificare lo stato dell'arte. Ai cittadini di Taranto io dico, noi andiamo avanti e continuiamo senza mollare di un solo centimetro, perché pensiamo che questo sia l'impegno che dobbiamo alle famiglie, anche di chi oggi contesta, ma soprattutto alle donne e agli uomini che credono che questo territorio, l'abbiamo detto dall'inizio, abbia un futuro e non soltanto un passato. Grazie Sindaco e grazie a tutti voi.